Oh bene, dovrebbe sentirsi. Ciao a tutti. Allora, volevo parlarvi 5 minuti di quello che si è appena letto su alcuni giornali e sui quali ho anche fatto appunto un post, un tweet, eh, eccetera. Capisco che l'ora non sia quella più felice, ma eh, questa era l'ora che oggi potevo utilizzare e quindi vi chiedo di mettere un like al video e di... Eh, spararlo un attimino di modo che i colleghi poi se lo trovino proposto più tardi e il tema che vi volevo eh, affrontare oggi è quello relativo ai giornali eh, che hanno cominciato a pubblicare alcune, eh, alcune cose abbastanza secondo me fastidiose perché purtroppo generano una narrazione estremamente fuorviante e credo che la categoria medica per quanto io in alcuni casi sia un attimino Disilluso no? dal fatto che tutti arrivino a un certo livello no? di, ehm, di cognizione strategica, quantomeno di quello che può essere eh, il futuro insomma, della professione, e qualcuno lo stava eh, cavalcando. In questi giorni ho letto dei post demenziali anche sui social, post nei quali colleghi si scagliavano contro colleghi per questa questione dei ricorsisti. Bene. Oggi uno dei tanti no, post perché derivava tutto da un comunicato, se non era un comunicato originale, eh, compariva questo tipo di articolo. Aspettate che lo sposto. Ecco, giovani medici rimasti senza scuola di specializzazione, senza la scuola in realtà, per i troppi ricorsi. Allora, il 90% delle persone in comunicazione legge solamente il titolo. Legge solamente il titolo e questo, tra l'altro, appunto sono di quelle tecniche acchiappa like. No? di solito acchiappa like per catturare l'attenzione, poi non si va ad approfondire il testo dell'articolo. Io, tendenzialmente, siccome non me ne frega assolutamente nulla di far l'acchiappa like o di prendere dei cosi, eh, preferisco fare solitamente anche delle robe un po' più pallose, un po' meno acchiappa like, ma comunque dei ragionamenti più strutturati perché, se no, eh, ti circondi e prendi tutti quelli che uh, la scimmia ammaestrata. Detto questo, guardate la mentina, la cosa è pericolosissima, perché nel momento in cui si installa nella mente delle persone, anche solo attraverso questo tipo di titolo, che la responsabilità è del ricorsista e come si è visto nei gruppi, gruppi di medici, quindi gruppi di persone che hanno superato un test d'ammissione hanno frequentato sei anni dando una quantità di esami importanti che hanno sostenuto eh, evidentemente un esame di stato almeno eh, tranne gli ultimi che l'hanno avuto un po' più facilitato cioè, è inaccettabile vedere delle robe tipo voglio la lista di prescrizione cioè, hanno, hanno scritto delle robe in certi gruppi che veramente il vomito robe da segnalare tra l'altro perché anche in, inappropriate sotto il profilo deontologico tra l'altro cioè non ci sono solo delle violazioni da un punto di vista dell'opportunità, dell dell'eleganza, no no, ma proprio anche da un punto di vista deontologico, dato che il codice ti chiede di eh, quantomeno portare un comportamento corretto, rispettoso nei confronti dei colleghi. A maggior ragione nel momento in cui escono delle robe del genere, cioè il comunicato iniziale che ha dato via questa cosa diceva ci sono troppi ricorsi, dobbiamo dare seguito eccetera, come se quella comunicazione volesse far intendere che è colpa di chi ha fatto ricorso ma non solo di chi ha fatto ricorso e peraltro ha avuto un provvedimento cautelare che ha dimostrato in qualche modo la fondatezza della questione posta alla magistratura o addirittura di quelli che si sono visti no? togliere i punti di quelli che hanno, si sono visti escludere dalla prova selettiva e quindi sono stati riammessi dal giudice Cioè, voglio dire ma la responsabilità di tutto questo in ultima istanza facendo un'analisi un pochettino più seria e approfondita da professionisti. Ma di chi è? Sarà bene una responsabilità di chi ha strutturato questi bandi. Sarà bene una responsabilità. Che, tra l'altro, la gran parte di questi hanno delle lauree in giurisprudenza. O comunque sono assistiti da persone di grande esperienza giurisprudenziale. Cioè, non è possibile che tutto si dica è colpa di chi ha fatto ricorso. No, è chi ha fatto il ricorso e l'ha vinto, evidentemente aveva delle fondate ragioni per vincere o per ottenere il provvedimento cautelare, e quindi la responsabilità non è dei troppi ricorsi, è di chi ha preparato dei bandi che avevano dei buchi grandi come. E tra l'altro viva Dio! Cioè, dei buchi che ci rendiamo conto noi esistevano in quel bando esistevano ed esistono perché il bando non è stato modificato ci sono stati solamente i provvedimenti eh, cautelari allora non è pensabile che passi una comunicazione di questo genere e ancora peggio che si ci si metta a fare la guerra tra poveri nei vari gruppi dove colleghi attaccano colleghi per via del ricorso cioè qui l'unico ente da attaccare in questo caso si chiama il Ministero dell'Università e Ricerca che adesso tiene bloccate per via di tutto questo, di questo casino che hanno combinato, perché hanno combinato un casino con, facendo quelle azioni e tiene bloccato anche la dottora 26.000 persone, 23.000, quelle che sono. Allora, ho visto i comunicati di ANA, ho visto i comunicati di alcune associazioni, eccetera, la convocazione di tutte queste associazioni al ministero, per evidentemente cercare di condividere una strategia, una quadra, ma voglio dire, la responsabilità non si può scrivere che dei ricorsi. La responsabilità è di chi ha fatto sì che quel bando desse adito a un numero così tanto alto di ricorsi, tutti vinti o comunque tutti ritenuti fondati nel merito e che quindi da discutere, da dibattere più avanti, addirittura eh, rifiutando dei provvedimenti cautelari monocratici no? per i quali il Ministero aveva eh, ribattuto no? in Consiglio di Stato. Quindi... A me dispiace, ma il problema bisogna che lo correggiamo noi e lo correggiamo noi con una retorica professionale dicendo attenzione, che qui il problema è alla radice del Ministero e di chi ha fatto questi bandi e che ovviamente hanno esposto no, a questo gran putiferio di cui pagano le conseguenze poi tutte 23.000 le persone. Eh, quindi, come dire, se c'è un responsabile non è il ricorsista, se siamo responsabili di chi ha scritto, firmato e pubblicato quel bando. Però tolto questo. Che è ovviamente una, è una questione ancora da discutere, da dibattere, insomma, cioè perché si poteva come al solito fare qualche cosa di meglio. Dopodiché, stavo guardando questo commento di Santa che dice: L'Italia è una repubblica fondata sui ricorsi, e evidentemente quando sono fondati anche sì, però bisognerebbe andare appunto a bussare là a, a quel ministero e dire: Scusate, ma potevate fare un bando che, di ricorsi? Perché non è vero che ci debbono per forza essere sempre no? perché anche qua passa sempre questa retorica eh ma tanto ci sono i ricorsi dappertutto non è vero ne parlerò più avanti ma ci sono provvedimenti e graduatorie cose che una volta fatti benché complicati benché contestati benché erano studiati correttamente per quanto macchinosi, problematici, eccetera ma erano studiati correttamente e sono andati avanti lisci ok allora, basta fare le robe a segno. Allora, se l'Italia o parte dell'Italia o qualcuno vuole questo sistema, dove devi passare dal concorso nazionale? Quindi abbiamo non solo l'imbuto formativo, abbiamo anche l'imbuto concorsuale. Nel senso che tutti devono finire lì a fare questo concorso una volta all'anno. Adesso ditemi, scusate la, la franchezza, la cazzata. Di avere un sistema sanitario nazionale che assume dal primo di gennaio al 31 dicembre di ogni anno, quando ne ha bisogno, e di avere un sistema di specializzazioni, perché questo qua la gran parte delle persone che mi segue se l'è scordato. Ma questa è una stronzata di proporzioni incredibili, lasciatemelo dire. Avere un sistema sanitario nazionale e un sistema in generale del mondo del lavoro che dal primo gennaio al 31 dicembre funziona, e avere un sistema di specializzazioni basato su una logica scolastica. Che ti fa entrare una volta l'anno con tutto questo puttanaio che si è creato è una roba inaccettabile. Ma per quale motivo, ditemi voi, non si può banalmente prevedere un sistema di accesso continuo tutto l'anno, che era una delle proposte che quando ero in carico io a dover fare delle proposte e trovare delle soluzioni, avevo modestamente fatto e che erano condivise, peraltro, anche da tanti altri. Perché non si può fare un sistema con l'accesso continuo? Perché dobbiamo continuare ad avere il bando di medicina generale, dobbiamo avere il bando annuale delle specializzazioni con tutto questo puttanaio? Non ha senso. Si può serenamente, come nel mondo del lavoro, facendo la formazione del lavoro, entrare dal 1 di gennaio al 31 di dicembre. Tante sono le necessità, tante sono le risorse. Tanti sono gli ingressi a ciclo continuo, basando la formazione delle persone sulle competenze certificate, non su tutta questa pagliacciata di concorsi, bandi, ricorsi e perdite di tempo inenarrabili. Perché guardate che questo sistema fa più danni dei problemi della formazione che eroga in molti casi. Eh? Parliamoci chiaro: sta facendo questo sistema dei danni che sono infiniti. Pensate semplicemente al fatto che il corso di medicina generale 2019-2021 doveva partire a marzo è partito se va bene una settimana fa, ancora non si capisce, poi in realtà la gente lavorerà, qualcuno farà i tirocini, cioè nel totale oblio. Sulle specializzazioni adesso abbiamo l'ennesimo ritardo e viva Dio quando le persone cominceranno a entrare, io continuo a sentire tutti i santi giorni i colleghi, anche ieri parlavo con alcuni colleghi universitari e mi dicevano noi non sappiamo dove metterli eravamo abituati ad avere sei specializzanti abbiamo dei locali delle strutture per sei specializzanti me ne danno 17 io non so dove metterli non so come seguirli non ho neanche il personale per fargli fare tutto il tutoraggio allora questa è diventata una pagliacciata una pagliacciata e la categoria se fosse un minimo coesa e un minimo ben rappresentata perché c'è anche il problema che come dire, la logica di chi rappresenta spesso è di cercare di far funzionare un sistema che ormai è agonico, anzi è già morto, defunto e putrefatto, perché ormai questo sistema è morto, defunto e putrefatto e andrebbe rifatto da capo. Capito? E queste persone continuano a ripercorrere la stessa logica. E le borse? e l'accesso una volta l'anno e mandiamo quello di Milano a Crotone, mandiamo quello di Crotone a Taormina, mettiamo quello di Taormina lo mandiamo a che ne so, a Verona. Cioè, è una roba che ragazzi, cioè, quello è il ricorso da fare. Vediamo che cosa dice. È chiara cosa peggiore è sentire che i colleghi danno contro altri colleghi in barba al codice deontologico, sì, ma non solo in barba al codice deontologico in barra, in barba, scusa. Alla logica, proprio, proprio, al buon senso, al cognitivo di base. Allora, questa roba, qua. Probabilmente la dico solo io, ma è una, è una bestemmia dire che si può entrare dal 1 gennaio al 31 dicembre quando sei pronto, quando hai fatto la graduatoria nazionale di settore. Se proprio vogliamo tenere la graduatoria nazionale, teniamola almeno per branca specialistica Che fai il concorso per quello che volevi fare, e fine la trasmissione. Eh? O uno, due o tre o quattro graduatorie nazionali, cioè il sistema c'è. La soluzione c'è. Per quale motivo gli specializzati stanno lì a fare la lotta tra di loro demenziale? Oddio, no, tu hai fatto ricorso da quell'altro e non fanno un bel casino anche nei tribunali se dovesse servire per sbloccare una logica diversa della formazione post laurea? No, perché questo è il tema, ragazzi. Questo è il tema. Tutti distratti da questa roba qui. Il concorso nazionale, le borse, la graduatoria, il ritardo, cioè talmente dentro questo sistema che c'è quasi una sindrome di Stoccolma. No? Vabbè, ragazzi, buona serata. Io tra poco dovrò andare a lavoro. Per cui, buona serata a tutti. Riflettete su questa cosa. Vi chiedo di metterci un like, di condividerla e di fare in modo che questi ragionamenti passino un pochettino anche a colleghi che magari non sono abituati a, come dire, pensare fuori dalla scatola. Ciao ciao e buona serata, anzi no, aspetta, vediamo, è quello che intendo, vediamo. Eh, c'era un commento di Chiara, lo metto. È quello che intendo, ognuno pensa al proprio orto e non alla categoria tutta no? Qui, cioè, sapete i livelli, i livelli di pensiero ipotizzati da Graves, no? Che c'era l'egocentrico impulsivo l'assolutista l'egocentrico ehm, scusate l'etnocentrico o molteplicista cioè, ecco, per arrivare a un pensiero sistemico qui ci avremo ancora mille anni perché la categoria arrivi a capire le cose no? da una prospettiva un po' diversa ma va bene buona serata a tutti e bye bye